Dopo 2 anni di sospensione, riparte a Lodi anche la stagione di chitarra classica. È stato difficile ripartire? Beh, insomma, quest'anno, dopo quello che è successo in questi ultimi 2 anni, è stato molto difficile, anche contattare gli artisti in giro per il mondo. E particolarità, abbiamo avuto anche la sorpresa di avere la guerra in Ucraina, invitando una chitarrista russa che in questo momento non riusciamo più a contattare. Speriamo che per settembre sia libera di venire a suonare a Lodi. Quanti sono i concerti in programma quest'anno? Allora, siamo fortunati quest'anno, siamo riusciti a portare Lodi i più recenti vincitori dei concorsi internazionali più importanti. Foyatre, che è francese, che si esibisce appunto domenica 27 marzo, ha vinto il GFA, che è il più famoso concorso internazionale per la chitarra classica, la Guitar Foundation of America. Poi c'è Bojan Kocic, che ha vinto il Pitaluga nel 2018, Domenico Mottola, che è plurivincitore di non so più quanti concorsi, e addirittura Emanuele Bono, che ha vinto il Packering, un altro concorso americano importantissimo. Finisce bene ad Anilina, se sarà possibile portare a Lodi o un sostituto, nel caso sarà impossibile, che è un emergente chitarrista russa. Nella nostra politica è quella di invitare sempre, ogni anno, un giovane chitarrista emergente. Siamo stati fortunati in questi anni perché i nostri chitarristi invitati a Lodi hanno fatto carriere splendide. Dove si terranno? Primi concerti. Tutti i concerti quest'anno li abbiamo concentrati all'Aula Verri, del Liceo Verri, e tutti i concerti inizieranno alle ore 17, sempre di domenica.